Perché Riva è più diciamo, un contatto, un rapporto tra designer e azienda in crescendo. Ci siamo incontrati la prima volta durante un salone, vidi questi tavoloni giganteschi, l'effetto wow, c'è stato tutto, almeno da parte mia. Far parte di un'azienda o di un progetto, riuscire a mettere un progetto wow all'interno di un'azienda wow è molto interessante. Insomma, abbiamo cominciato a parlare, i primi progetti, le prime intenzioni di lavoro mie sono state poi dirottate, ci è voluto un po' di tempo, sono circa 3 anni che ci proviamo, magari anche un po' di più. E comunque uno sforzo, quello di tarare il rapporto tra chi porta delle idee e chi detiene una conoscenza del lavoro che si fa passo passo. Adesso abbiamo fatto qualcosa secondo me di interessante, ci abbiamo provato anche prima, però perché il segno era troppo forte oppure la tecnicità che io pretendevo era troppa. Abbiamo un po' imparato a lavorare assieme, ecco, questo è il perché Riva. Da quanto tempo, lo dicevo prima, in un modo efficiente considero che è un anno che lavoro con Riva. Sono 3-4 anni che ne parliamo, che facciamo delle cose, che non è che non sia contento, è che non riuscivo a portare al meglio questo saper lavorare il legno. Riva è molto bravo a fare le cose esagerate, io altrettanto, ma fare delle cose già esagerate per noi stessi, mausolei a noi stessi non serve a niente, bisogna riuscire a trovare una formula interessante. Credo che adesso ci siamo riusciti, io cercavo delle forme che non fossero convenzionali, cercavo, non dico gli incastri leonardeschi, però qualcosa che fosse un po' macchinoso, perché abbiamo delle macchine straordinarie che lavorano, si chiamano cinque assi, insomma, che sono capaci di scavare e gestire la forma in modo strepitoso. Io a monte utilizzo dei software molto elaborati, anche se all'inizio schizzo, eccetera, e c'è questo interscambio tra quello che io vorrei e quello che i due fratelli Riva, poi tutti e due, uno per quello che è il mercato, l'altro per quello che è la trasformazione di queste mie idee. Poi loro stessi ci mettono, ma cambiamo materiale, cambiamo proporzione, non facciamo l'incastro così. Sono dei progetti fatti a 4 mani o a 6 mani e va benissimo che sia così. Credo che adesso abbiamo trovato un linguaggio anche formale che è unico, almeno per me non ho visto nulla, non sono i mobili danesi. Ha dell'italiano, io mi considero come tale in questo caso, come progettista, e avremo qualcosa da dire in un modo così formale e abbastanza nuovo, insomma. Quando progetto non è che ci sia una regola fissa, è un po' come tirare un elastico fino a romperlo. Mi piace portare al massimo quello che io trovo nell'azienda. Se poi posso portare del mio e cambiare qualche regole all'interno di questa azienda, sono più contento perché diventa un territorio nuovo, ed è questa un po' la difficoltà, quella di cambiare i territori, il modo di lavorare o il modo di approcciarsi, fa sì che la percentuale di errori o di rischio di sbagliare si alza notevolmente. Farlo bene alla fine però porta un esercizio degli ingredienti in una ricetta mai fatta prima. Per esempio, nel caso della sedia sulla quale sono seduto, e questa è una sedia che non avrei mai fatto per un produttore di sedie, è una sedia che ho fatto per un produttore, secondo me, di oggetti di legno importanti, ed è anche un family feeling con quello che è il tavolo, ha questi tagli inclinati. E le superfici che girano, si ritrovano in altri incastri, eccetera, che sono quasi un nonsense per un progettista o per un produttore di sedie, sarebbe un segno quasi esagerato.
alla fine abbiamo fatto qualcosa che ha una personalità tale che non è la ennesima sedia che facciamo fare a qualcuno così la mettiamo all'interno della collezione, perché questo succede spesso nell'editore. Questa è una sedia fatta da uno che non fa mai sedie e quando la fa, fa qualcosa di molto particolare. Qui stiamo parlando di un legno pregiato, è bene non sprecarlo. Per esempio in questo caso il piede di questo tavolo è lavorato un po' come la forcola della gondola, quell'oggetto di legno tutto lavorato, personalizzato, sul quale il gondoliere appoggia il remo. Questo è un oggetto sculturale che viene ricavato da un blocco di legno, dove sono ricavati poi due piedi contemporaneamente, in modo poi sempre di non sprecare il materiale, ed è incastrato un po' a forza, nel senso che per assurdo più peso c'è su questo tavolo, più il piede si blocca. Anche lì, questo per un produttore convenzionale di tavoli sarebbe stato un nonsense proporre un oggetto di questo tipo. La materia è utilizzata al meglio nel verso della vena, nel tipo di taglio. Addirittura potremmo anche utilizzare un legno povero per il ripiano e avere questi piedi ricchissimi. Difficile fare il contrario, perché potremmo avere dei piedi che si rompono. Il materiale in questo caso è l'abilità di lavorarlo spinta al massimo, almeno spero, fino al prossimo progetto. Il legno è un materiale moderno, un legno è un materiale di oggi, sarà un albero domani, sarà lavorato. Non credo ci siano materiali antichi, materiali moderni. I progetti sono moderni. Potrei benissimo dare un effetto, tra virgolette, country, per dargli un effetto più antico. Cerare, potrei sabbiare le superfici. Non credo sia necessario in questo caso. Non abbiamo fatto qui un prodotto, la nicchia della nicchia, utilizzando, che ne so, il kaori o dei legni iperpregiati. Abbiamo più una formula matematica nell'utilizzare le forme e nell'utilizzare un bellissimo materiale. Però, come dicevo prima, potrebbe essere anche un materiale più povero di questo legno. Sì, il prodotto preferito mio disegnato per Riva, diciamo che ci sono dei prodotti che mi hanno deluso, tipo mi piace molto questa specie di fungo deformato che abbiamo fatto assieme, dove volevo lasciare un aspetto grezzo della fresa che scorticava questo tronco. Deluso perché è stato completamente invisibile, una volta che l'abbiamo realizzato mi sono anche pentito di averlo fatto così grezzo. Magari era meglio non esagerare nel segno, come dicevo prima, ho anche un po' imparato a lavorare assieme e a usare meglio queste materie. Dunque questo mi intenerisce, un po' come un bambino che fa fatica a camminare, questo progetto. In questo tavolo su quale sono seduto è un prodotto che piace, ha successo, diciamo che finalmente siamo riusciti a trovare il bando della matassa. Ovviamente questo progetto mi piace di più, è oggi il mio preferito, però come dicevo mi fanno tenerezza altri progetti che non hanno avuto quel riscontro, quel successo. È facile puntare il dito su un progetto che ha successo. Mi piace il nuovo scenario che abbiamo aperto con le sedie. Su questo modo di lavorare con le superfici che girano dovrebbe aprirci un esercizio progettuale molto ampio. Infatti abbiamo in mente di fare varie cose. Direi che non è tanto l'oggetto preferito, ma mi piace, la mia preferenza è che nel legno bellissimo preferisco Riva ad altri miei clienti, ecco. Lavorare con Riva vuol dire essere completamente libero, ma completamente bloccato anche attraverso
un processo attraverso dei costi, perché si parla anche di denaro, giustamente, perché stiamo facendo del design, non stiamo facendo dell'arte. Abbiamo fatto assieme dei progetti senza vincoli, però non è vero, perché se parliamo di questo totem trafitto, eccetera, che sono degli oggetti scultura, il vincolo della punta che si rompe costantemente perché è stressata e lavora in modo estremo, cioè, insomma, alla fine è vero che non abbiamo messo un limite alla difficoltà, però questo ritengo che non sia design. Il design è veramente quello di disegnare un oggetto che corrisponde alla matrice che è l'azienda e dargli le possibilità di avere successo facendo commercio di questi oggetti. Riuscire a fare questo vuol dire anche che alla fine ci sono delle difficoltà tecniche e questo gioco dei due fratelli che si passano la palla fa sì che è molto difficile, però anche molto bello, potersi confrontare con il commercio, con un obiettivo, un'idea che abbiamo senza grandi limiti e poi avere questa morsa dei costi della produzione, eccetera, che ci rimette su dei binari, la quale poi morsa si di colpo riapre perché ho comprato una macchina per risolvere questo problema, eccetera, eccetera, sono estremamente aperti. Dunque, come dicevo, non ci sono limiti, però ci sono grossi limiti. Questa alchimia è abbastanza unica. Essere green è una necessità. Il fatto che Riva lo abbia fatto da precursore mi sembra un segno di intelligenza da parte sua. Faremmo sicuramente bene anche a allargare questo ombrello del green su tutti i nostri progetti, anche senza a scapito, diciamo, di bellezze di materiale che sono oggi. Diciamo, è molto più facile dire prendo questo pezzo di legno bellissimo, lo lavoro, eccetera, eccetera, e però ho pensato a quello che è dietro, tutto quello che è green, eccetera. Potrei prendere anche delle particelle di questo legno, reinventarmi delle materie assieme ai produttori di materie e reinventare dei processi. È sicuramente un traguardo successivo. È una cosa che mi interesserebbe fare. Penso che con Riva, anche l'abbiamo dimostrato con le briccole, il fatto di riorientare dei progetti piuttosto che, o delle materie, piuttosto che buttarle via, adesso lo faremo con altri materiali, è una cosa che ci entusiasma. L'abbiamo fatto in modo, tra virgolette, un po' artistico. Mi piacerebbe farlo anche tra virgolettone e in modo operativo, insomma. Ma non sono io orgoglioso, credo che questo connubio di questa volontà, questo matrimonio di interesse che c'è tra me e l'azienda e me, lavorando in una certa direzione, dovremmo essere orgogliosi di lavorare in Italia con questo tipo di approccio. Una volta queste cose si facevano in Nord Europa e basta. Adesso siamo qui a fare dei progetti interessanti con una bellissima materia, c'è un contenuto di intelligenza nei nostri progetti. Mi piacerebbe poterli portare a un livello un po' più popolare anche, con dei costi molto più precisi, molto più meno di elite. È un esercizio più difficile. Ci vuole del tempo, è più facile oggi fare un bellissimo maglione di cashmere, toccarlo e dire guarda che bella materia, lo stiamo facendo con questo legno, guarda questa bella materia, questa bella superficie. Credo che abbiamo ancora tante carte da giocare, se i giovani questo lo riescono a capire, a decodificare, penso che avranno con questo inizio nostro un territorio di lavoro notevole per il futuro. Credo che questo sia un'apertura che gli stiamo dando e spero che così lo capiscano.